Buon pomeriggio cari amici, benvenuti in un nuovo video. Ecco, dal panorama qui potete vedere che oggi abbiamo da aprire un altro pacchettino insieme. E questa volta ho fatto degli acquisti da Esther La Rosa. Io la saluto, la ringrazio. Colgo l'occasione appunto in questo video. Comunque lei praticamente ha messo in vendita alcuni suoi stampi. Infatti vi lascio poi nell'info box l'indirizzo del suo Instagram, ma anche un canale YouTube, per cui se vi interessano degli altri lotti che lei ha messo in vendita, potete senz'altro andarli a dare un'occhiata. Mi è arrivato questo pacchettino e quindi procediamo nell'apertura. Ecco qui. Unita delle mie mitiche forbicine, apriamo, vi mostro il lotto che ho scelto, quello che mi piaceva di più. Allora, vediamo. Ecco qua. Allora, a me è piaciuto tanto. Benissimo, questo stampone, abbastanza grande direi, e in particolare, devo essere sincera, guardate che bellino il decotape, bellissimo. Guardate anche sulla giustina, a proposito, avevo dimenticato di mostrarlo. Guardate che bellino, ha confezionato davvero bene. Ecco, guardate, bellissimo. E stavo dicendo, in questo lotto appunto l'ho acquistato proprio per questo stampino qui. Che è il mio preferito, devo dire la verità. Ed è questo. Eccolo. A me piace tanto. Guardate, a parte che è lucidissimo, e in più, per questo in particolare, che ha il cuore, tipo puzzle. Ecco, mi è piaciuto tanto. Proprio per questo stampo in particolare. Anche questo è molto bello. Vedete anche quest'altro, bellissimo, per fare dei portachiavi, insomma, mi è tanto piaciuto. E questo è il primo componente del lotto, diciamo, che ho acquistato da Esther. Poi c'era, ecco, questo stampino qua, che è praticamente il primo in plastica, che io non ne ho altri, diciamo, di quelli là, dei siti delle ragazze che vendono stampi di plastica, insomma, le americane. Non ne avevo mai avuto uno e quindi è il primo, questo cameo bellino con queste rose. Mi è piaciuto anche questo, molto bello. Ed è il secondo componente del lotto. Poi ci stavano, ah, ecco, questi qui praticamente sono dei taglia biscotti praticamente, saranno, però si possono utilizzare con la pasta Fimo per imprimere la forma di mini topolino. Che carini, vedete? Bellini, questi qua, in pratica di qua, sì, questo è il coppa pasta, insomma, e di qua poi ci dai la forma del visino. C'è Minnie, che bellini, grazie. Davvero bellini. Grazie, Topolino. Bellissimi. Molto belli. Ed infine, l'ultimo. Ah, vedo anche qualcosina in più. Che carini, guarda. Ciao Adriana, grazie per aver acquistato da me Esther. Che gentile, guarda, ci ha messo anche degli omaggi. Che belli. Allora, prima di farvi vedere l'ultimo stampino, vorrei farvi vedere questo perché io poi mi emoziono tanto, anche se mi regala uno spillino, io mi emoziono tanto perché nulla ci è dovuto nella vita, quindi un piccolo regalino è sempre bene accetto. Guarda che bellino! Gelatino di cui potrò farci anche uno stampino. Guardate, Hello Kitty cicciosi, che lei sa perché sicuramente vede tutti i miei video. Sa che a me questi stickers morbidini mi piacciono tanto, grazie. E poi che bellini! Guardate, sono molto
si possono rovinare, perciò ve li mostro dalla bustina. Ah, ce l'ha perché giustamente Adriana, che bello, grazie Esther, sei davvero gentile, grazie mille, non me l'aspettavo questo in più, anche perché tutti questi stampi li hai dati ad un prezzo stracciatissimo, voglio dire per 3 euro. Grazie Esther, io vi consiglio di andare a vedere gli altri suoi lotti in vendita, e però è anche una bravissima creativa, fa anche tanti bijou, cabochon, potete tranquillamente andare a vedere le sue creazioni. Oh, che bellino! Ah, bellissimo! E poi anche questi cuoricini, che sì, questi non li ho mai avuti, sono di plastica, sempre per immergere nella resina. Anche questo, guardate che bellino. Anche questo qui. Grazie Esther, grazie mille. Questo non me l'aspettavo, grazie tante. E questo, dicevo, è l'ultimo stampino del lotto, che è il maialino. Carinissimo. Molto bello, perché io ce n'ho un altro di questo, così ho la coppia, posso fare de degli orecchini. Vediamo un attimo come è meglio utilizzarli. Due uguali fanno sempre comodo, insomma. Ed ecco qui il mio acquisto da Esther. Io sono tanto contenta di questo omaggio che mi hai messo nella bustina in più. Sei stata gentilissima, grazie, non me l'aspettavo. Ecco qui, io vi mostro tutti insieme, come sempre di solito faccio, i miei oggettini. Ecco qui. E spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto un po' di compagnia. E vi saluto, vi do un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!